La Caritas ha organizzato a Capaccio Scalo la giornata della salvaguardia del creato. Don Donato, San Francesco, patrono d'Italia, è stato definito uno dei primi ecologisti della storia, proprio per il grande amore che nutriva nei confronti della natura e del creato. Che insegnamenti ci ha lasciato il poverello di Assisi? Lo scorso 4 ottobre abbiamo celebrato la festa di San Francesco d'Assisi qui a Capaccio Scalo insieme ai giovani delle scuole del nostro territorio, sia di Capaccio che di Albanella. E abbiamo pensato di mettere in contatto la figura di San Francesco con il mondo giovanile di oggi. E un tema che subito ci è balzato alla mente è stato quello della salvaguardia del creato, perché i giovani sono particolarmente sensibili sia verso la figura di San Francesco e sia verso questa esigenza che è diventata sempre più impellente per tutti noi, la salvaguardia del creato e la difesa dell'aria, della terra, delle acque, e anche la difesa della persona stessa, che viene minacciata continuamente da ogni sorta di inquinamento, anche l'inquinamento delle onde radio, dei telefonini, cioè ormai siamo bombardati e quindi credo che questo tema è stato per noi prioritario sin dal primo momento. Ed è stata una bellissima giornata perché la figura di San Francesco riesce a suscitare tanta simpatia, tanta attenzione da parte dei nostri ragazzi. Abbiamo vissuto in Piazza Santini una giornata di sensibilizzazione sotto forma di festa, con la musica, con il canto, con il teatro, con la comunicazione verbale, per coinvolgere i giovani in questo argomento. Credo che San Francesco, il primo ecologista della storia, non tramonterà mai. Don Andrea Laregina, responsabile dell'ufficio macro progetti di Caritas Italiana. Lei oggi si è soffermato sul tema dell'importanza della salvaguardia del creato. Sono tanti i ragazzi che hanno preso parte a questa giornata. Sono soprattutto loro la speranza per una modificazione della relazione uomo-natura? È importante che i giovani siano coinvolti in una dimensione che è quella ambientale, ecologica, sottolineando però, come hanno fatto Benedetto XVI e Papa Francesco, che accanto all'ecologia ambientale ci sia anche l'ecologia umana, cioè le relazioni, perché è importante salvaguardare la natura e tutti i beni ad essi connessi, i beni comuni, ma nello stesso tempo bisogna fare in modo che ci sia la destinazione universale di questi beni. I latini dicevano che era ius utendi et ab utendi, cioè l'uso e l'abuso della realtà naturale. Il cristianesimo con San Tommaso ci ha detto che è una potestas, è un potere dell'uomo sulla natura, ma per procurare, cioè per migliorare, salvaguardare e poi distribuire. Potestas procurandi et dispensandi, cioè tutti devono partecipare. Allora è importante dire ai giovani di non farsi rubare la speranza, di non farsi rubare il futuro, di essere protagonisti nella capacità di annuncio di questa nuova realtà della salvaguardia della natura nella sua bellezza e nella sua integrità e dall'altra la capacità anche di denuncia di ciò che non va, perché le istituzioni preposte possono intervenire. È importante fare qualcosa anche nel proprio stile di vita, ma è importante anche che le istituzioni facciano il loro dovere, quello di salvaguardare i beni comuni nel bene comune. Sia lodato per frate vento, aria nuvolema il tempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Sorella nostra acqua, ed è casta molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte.